si abbassa Di Cesare. Palla sbagliata, Malvestio attacca alto. Attenzione all'opportunità, corno, corno, calcio in porta. Ed eccola la prima occasione. Si aspetta solo il fischio dell'arbitro, probabilmente batterà Becerri. No, la lascia a corno, che finta di crossare subito. Allora va adesso in area di rigore, bella la palla, pizzata di Sorrentino! Ed è l'1-0 della Caronnese, segna Sorrentino al decimo minuto. Tanto batte subito il Meda, Orsi, dopo il tocco di Lanzarini, ancora Orsi per Lanzarini, arriva Cannizzaro che lo sposta e rilancia molto bene il numero 8. Però nella terra di nessuno, allora recupera Meda, errore di Fornaroli, allora Colombo può andare, uno contro uno, anzi due contro uno, Colombo, 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 la calcia addosso, la calcia addosso, questa è un'occasione clamorosa. Si sovrappone Di Lernia, Becerri però rientra molto bene su Di Cesare, gran giocata, poi Colombo, spalle alla porta, non ha spazio per girarsi e calciare, gioca su Cannizzaro che prova a cercare la porta e prende una traversa clamorosa. Clamorosa. Da Galletti a Sorrentino. Sorrentino allarga per il numero 3 che è Di Lernia, che va lungo da Becerri che di petto stoppa bene per Cannizzaro di tacco. Ancora per il numero 11 che pari da d'esterno per Cannizzaro. Questa è una gran giocata. Cannizzaro va col sinistro dentro. Orsi la lascia lì. Colombo! Calcia ma debole e centrale. Ma è un'altra occasione sempre per la Caronnese. Un compagno libero allora si appoggia a Orsi che la ridà a Lanzarini, però i due si prendono in controtempo. Allora Malvestio per Dumbia, Dumbia in area, Dumbia non calcia dentro per Becerri che l'appoggia per Cannizzaro e la palla viene salvata clamorosamente. Palla sbagliata, il numero 9, numero 10 andava in avanti, invece la palla è stata giocata corta. Attenzione adesso alla ripartenza dall'altra parte perché Dumbia trova Colombo. Colombo, c'è Becerri che si è rialzato. Colombo lo cerca e lo trova, Becerri la mette giù, Becerri di punta e la grandissima parata Di Lernia, bella la palla 1-2, molto bello con Becerri, poi dentro per Cannizzaro, la palla schizza su Colombo, il più veloce ad arrivarci, la lascia lì per Becerri, gioco di gambe, Becerri, 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 se l'è mangiato, se l'è mangiato, che cosa aveva fatto Becerri. Però riparte l'azione, palla dentro di Colombo per Dumbia, non ha lo spazio per calciare perché la palla è troppo larga, Dumbia dentro per Becerri, la gran parata Becerri, eccolo il gol del 2-0, meritatissimo della Caronnese. La rimessa laterale la batte Martino, subito lunga a cercare Calmi che riesce in qualche modo a prolungare per Miccoli, che d'esterno la allunga ancora per Calmi che è dentro l'area di rigore, Calmi rientra sul sinistro, poi di nuovo sul destro e prova a metterla dentro. C'è il secondo calcio d'angolo. Si riparte come se non fosse successo niente, infatti la palla è sul secondo palo. Rimane lì. Malvestio la recupera e prova a calciare. È già una buona parata di Aiello, non è finita. Sorrentino prova la doppietta, calcia addosso a un avversario, poi Calmi. Di nuovo il numero 11, Flavio Becerri della bandierina. Questa volta va un po' più teso dentro a cercare un golasso clamoroso, una girata incredibile, incredibile di Colombo, 3-0 quindi. Dumbia, poi Cannizzaro anticipato da Martino e su questa giocata finisce il match 3-0 per la squadra di casa, gol nel primo tempo di Sorrentino al decimo minuto, poi il raddoppio con Becerri al 56esimo minuto e la firma del 3-0 invece l'ha messa il bomber Colombo al minuto 69. Da Caronno è tutto,